100 ma non li dimostra, spesso si dice così, e nel caso del centenario della Targa Florio non si è corso il rischio di smentita. Uno splendido e unico evento che in molti hanno vissuto ripassando nella mente momenti indelebili di un automobilismo davvero storico, forse eroico, che ovviamente non tornerà più. Certo, in questi anni la Targa Florio è un'altra cosa, ma proprio il rally che oggi la rappresenta è indubbiamente la più vicina interpretazione di quelle gare, la corsa che ancora oggi attirano un numero incredibile di appassionati. E così è accaduto anche quest'anno, visto che il calore del pubblico presente non è mai mancato. Una costanza impressionante degli appassionati che ha davvero caratterizzato questa edizione. Del resto, il campionato italiano rally ha da tempo raggiunto livelli di qualità difficilmente riscontrabili in altre serie nazionali, seppur con lunghe e qualificate tradizioni. Aggiungiamo anche la presenza di tante auto storiche che appunto hanno fatto la storia di questo evento mondiale, e così si possono capire certi numeri. Sulle tradizionali prove speciali siciliane si sono presentati infatti i migliori equipaggi e squadre presenti nelle tricolore, e già dalla vigilia si ipotizzavano possibili vincitori su tutti Paolo Andreucci, il più titolato pilota nella storia dei rally italiani e più volte vincitore alla targa, 9 successi assoluti che ama particolarmente. Dunque, occhi puntati sul toscano di casa Peugeot, ma perché escludere altri possibili protagonisti come Basso, Scandola o lo stesso Andrea Nucita, rientrato alla grande nella massima serie tricolore. Ascoltiamoli nella strepitosa cornice di Piazza Verdi a Palermo. No, qui c'è un calore particolare, poi è una gara a cui sono particolarmente attaccato, visto che insomma ormai è già qualche anno che ci vengo. Le vittorie, gli appassionati, gli amici, come detto te, tante cose in questa gara. Il centenario, poi fatto, hanno creato un evento proprio bellissimo, per cui insomma sono ben contento di partecipare. Un'emozione esserci, è il centenario. Bello, bello, perché qui comunque anche gli anni scorsi c'è sempre stato molto calore, molti appassionati. Quest'anno secondo me supereremo ogni limite, ecco. Quindi siamo contenti di esserci e speriamo comunque di fare una bella gara. Per quanto riguarda la nostra sfida, rimane come le altre gare, quindi sarà una gara difficile perché ci sono molti piloti forti anche qui. E quindi sarà una bella battaglia, ecco. Speriamo di onorare questa centesima targa. Sì, è vero, è una gara bellissima, c'è un sacco di gente e poi insomma la centesima edizione è un onore anche per noi partecipare, quindi ce la metteremo tutta per segnare insomma nell'albo d'oro il nostro nome. Sappiamo che siamo in tanti a volere avere questo obiettivo e quindi rende la gara ancora più avvincente. Veramente pazzesco, da pelle d'oca, ogni anno sembra che c'è sempre molta più gente, quest'anno poi ci siamo anche tantissimi equipaggi, quindi che dire, secondo me è il modo migliore di onorare questa manifestazione, perché solo a pensare alla storicità che ci mostra è veramente fantastico. Sono molto contento di essere qui, di essere con la fiesta della Twister insieme a mio fratello, quindi i presupposti per provare a fare bene ci sono tutti. Certo, la rincorsa al primo posto assoluto, ma anche la lotta per il primato nel tricolore junior, dove tra l'altro c'è la bella sorpresa del palermitano Marco Pollara. Poi, a proposito di campionati italiani, quello nelle due ruote motrici con Ivan Ferrarotti davanti di poco a Luca Panzani, primo a sua volta nel Renault Clio R3T, ed in più il tricolore R1, dove in testa c'è Jacopo Lucarelli, primo anche nel Suzuki Rally Trophy. Tanta carne al fuoco, non c'è che dire, e poi la folta e qualificata rappresentanza siciliana, oltre a Nucita, come per esempio Totò Riolo, vincitore di 3 edizioni della Targa Moderna. Ma quest'anno penso ancora di più con questo pubblico e con questa edizione che penso rimarrà veramente negli annali, per cui siamo veramente contenti, felici di esserci, e poi cercheremo al solito di fare del nostro meglio. Naturalmente, vista la dimensione mondiale dell'evento, con le varie celebrazioni del centenario della Targa Florio, non potevano mancare presenze davvero autorevoli, proprio a certificare l'unicità dell'evento stesso. I presidenti Jean Todd e Angelo Sticchi Damiani. È bellissimo di vedere questo entusiasmo e anche la cultura dell'automobilismo sportivo in Italia. E qui la Sicilia è sempre stata la terra dell'automobilismo sportivo.
Avevamo questa sensazione, questa speranza, che riaccendere, dare gas a questa fiammella che è sempre stata accesa, ma diciamo era diventata piccola, sarebbe bastato per far esplodere l'entusiasmo, la passione, con questa presenza di pubblico incredibile. La Sicilia è noto, pur essendo lontana da quella che viene considerata la terra dei motori, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, è una terra dove la passione per l'automobile viene prima di qualunque altra cosa. Questa gente che è competente, ha cultura, sa, perché ha vissuto per un secolo questa storia e quindi conosce uomini, persone, fatti, aneddoti. Questo è l'humus ideale dove poter ripartire con questa straordinaria storia che noi vogliamo continuare. Dunque partenza da brividi per gli equipaggi, vista la splendida cornice di Piazza Verdi con il solito straripante e caloroso pubblico palermitano a spingere i partecipanti verso la prima prova speciale del rally, la prova spettacolo Città di Collesano. E nella notte siciliana la prima firma era di Gian Domenico Basso, alle note Lorenzo Granai, con la Ford Fiesta R5 del team BRC alimentata a gas. Naturalmente gli altri non stavano a guardare, visto che Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, chiudeva con un solo decimo di svantaggio. Della partita anche Umberto Scandola, navigato da Guido D'Amore, in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, che accusava un ritardo di appena 8 decimi. Quarto tempo per Andrea Nucita, in coppia con il fratello Giuseppe, al volante della Ford Fiesta R5, seguito dal quinto Simone Campedelli, alla sua destra Danilo Fappani, in gara con la Peugeot 208 R5 di Munaretto. Insomma, più o meno in questa prima esibizione si confermavano i valori in campo, anche se la gara proseguiva il giorno dopo con tanti chilometri da consumare per raggiungere il primo obiettivo, quello di gara 1. Così, nella prova di Lascari 1, subito rispondeva Andreucci, che con la sua Peugeot sopravanzava di 8 decimi il granitico Gian Domenico Basso, nonché Andrea Nucita di 3 secondi e 2, Umberto Scandola di 6 secondi e 3, Simone Campedelli di 7 e 4, Marco Runfola, alle note Pollicino, che era in gara con una Peugeot 208 del team Highland Motorsport, di 10 e 4, e poi Totò Riolo, alla sua destra Alduina, alla guida di una Peugeot 208, nonché Simone Tempestini, in coppia con Pulpea, al volante della Ford Fiesta del team Bernini Rally. Lascari 1 lasciava strada a Gratteri 1, dove invece arrivava la risposta di Basso, che infatti dava 5 decimi ad Andreucci, un secondo a Nucita, 6 secondi e 6 a Runfola e 7 e 4 a Scandola, alle prese con qualche problemino ad un manicotto della sua Skoda Fabia. Per completare il primo giro mancava Pollina 1, ma a confermarsi davvero interessante era la lotta al vertice, visto che fra i primi si parlava di differenze nell'ordine dei decimi di secondo. Secondo giro che riprendeva dalla conosciutissima Lascari 2, dove forzava ulteriormente Gian Domenico Basso. Il Veneto vinceva davanti ad un Andreucci tutt'altro che arrendevole, 2-4 ritardo che a sua volta precedeva un ottimo Andrea Nucita, distanziato di 7 secondi e 5. In ulteriore difficoltà Umberto Scandola, quarto, ma con un ritardo di 20 secondi e 1. Degli altri equipaggi impegnati nella serie tricolore, molto bene Ivan Ferrarotti in coppia con Bizzocchi, che con la Renault Clio R3 del team Jim Autosport comandava le operazioni nelle due ruote motrici davanti al leader del trofeo Renault Clio R3T Luca Panzani, alle note Sara Baldacci, anche lui in gara con una Renault Clio R3, sempre del team Jim Autosport. Bella lotta nello junior, dove il leader del campionato, il bravo e veloce Marco Pollara, alla sua destra Princiotto, battagliava a lungo con la Peugeot 208 R2 del team Munaretto, nella circostanza con una azzeccatissima livrea a tema che rappresentava un classico carretto siciliano. I tempi però erano tutt'altra cosa, anche se faceva meglio, ma di poco, Giuseppe Testa, navigato da Mangiarotti, al volante della Peugeot 208 R2 di Peugeot Italia, sempre naturalmente curata dalla Racing Lions, che poteva contare su un vantaggio di 3-3.
Nel tricolore R1, che di fatto significava anche Suzuki Rally Trophy, davanti a tutti c'era Claudio Vallino, alla sua destra genovese, che con la sua Suzuki Swift R1 precedeva Jacopo Lucarelli, alle note Ferrari, con vettura analoga. Vallino poteva contare su un non rassicurante vantaggio di 4 secondi e 4. Dunque, quasi andando verso fine gara 1, l'incertezza regnava sovrana in tutti i campionati, a partire dall'assoluta. Così Gratteri 2 e Pollina 2 potevano diventare determinanti, ma invece confermavano l'estrema incertezza, in particolare tra Andreucci e Basso, con il toscano di casa Peugeot che sì, vinceva entrambe le prove, ma complessivamente per soli 2 secondi e 7 sul pilota BRC. Praticamente dopo la prova speciale 7, quando alla fine di gara 1 mancava solo la prova spettacolo Città di Collessano 2 di appena 1,8 km, in testa si ritrovava Paolo Andreucci ma con un vantaggio quasi inesistente, 3 decimi. Allora la prova spettacolo diventava determinante anche con l'insidia di una leggera pioggia e con un contorno di pubblico impressionante. Pronti via e subito si scatenavano i piloti di testa, con Basso che dava tutto quello che poteva, evidentemente azzeccando anche le gomme giuste, con il risultato di vincere la prova e con essa anche gara 1. Gara incredibile. Terzo sul podio virtuale l'ottimo messinese Andrea Nucita, mentre il portacolori di Skoda Italia Motorsport Umberto Scandola chiudeva quarto con qualche problemino di troppo. Sì, sai, è un po'. Sono delle gare strane perché bisogna vedere poi con la scelta delle gomme se uno ha privilegiato oggi la tappa o la gara, per cui è anche difficile dirlo, però. È un secondo posto però, un secondo posto in un... Sì, sai, è buono, era meglio il primo, ma insomma la gara c'è anche domani. È un po' il regolamento che è difficile da interpretare, perché devi fare la gara ma devi avere anche le gomme per tutte e due. Ma sono emozionato e sono contento perché è stata una tappa veramente dura. E esserci riuscito all'ultimo così è stata una bella sfida veramente. Sono contento veramente. Sì, i problemi sono stati della valvola pop-off, quindi non della macchina, insomma. E domani vediamo il meteo, perché insomma danno pioggia questa notte, però probabilmente le prime prove saranno, se non bagnate, umide. Abbiamo visto che le Michelin qui a Collesano sul bagnato sono andate fortissimo, però non è detto che domani si usino queste gomme. Sì. Ci eravamo prefissati di poter provare a fare un podio e ci siamo riusciti già in gara 1. È stata una giornata un po' altalenante, abbiamo fatto un primo giro molto positivo. Sul secondo giro ho fatto un errore io, ho aperto un po' la posteriore sinistra, quindi ho dovuto fare due prove cercando di limitare i danni. Twister Course mi ha messo a disposizione una gran bella macchina, le gomme Michelin hanno funzionato perfettamente, con Giuseppe il feeling è stato fantastico dal primo metro, quindi veramente bene. Gara 2 ripartiva invece con un bellissimo sole a scaldare ulteriormente la passione del sempre più presente e coinvolgente pubblico. Tutto o quasi era incentrato sulla prova speciale di Campo Felice di Roccella, con i suoi tre passaggi, ma anche la perla rappresentata dalla prova Targa 100, un solo passaggio sulle mitiche strade calcate da piloti e vetture uniche al mondo. Poi due prove anche sul piano battaglia, insomma molto di interessante. Subito Basso a cercare di replicare gara 1 con la vittoria a Targa 100 per un secondo su Andreucci, 2 secondi su Nucita, 3 secondi e 5 su Scandola e 3 secondi e 7 su Stefano Baccega, alle note Menchini, che utilizzava al meglio la Ford Fiesta R5 del team RF Rally. Ma la svolta arrivava nel secondo passaggio di Campo Felice di Roccella, dove si scatenava la battaglia, senza però la presenza di Gian Domenico Basso, che addirittura era costretto al ritiro per problemi alla trasmissione della sua Ford Fiesta alimentata a gas. Fuori il Veneto si metteva ulteriormente in luce il messinese Nucita, autore di una grande gara e vincitore nella prova dove passava lentamente Basso. Allora il motivo di interesse diventava il primo posto del messinese nei confronti di un Paolo Andreucci assolutamente determinato. 2 decimi appena quando mancavano 2 prove speciali alla fine. Nucita avvertiva la possibilità di vincere in casa e così moltiplicava gli sforzi andando a firmare i 2 ultimi passaggi. Primo importante posto per lui con la Targa Florio che per somma di tempi andava a Paolo Andreucci e Anna Andreussi, proprio davanti ai fratelli Nucita e a Scandola d'Amore. Assolutamente, molto molto importante per Peugeot e Pirelli, che ci tenevano in modo particolare a questa gara, e devo dire anch'io, perché 10 volte abbiamo parlato con Anna, insomma
è un traguardo che rimarrà sempre nella nostra vita, per cui come andrà il campionato andrà, ma intanto abbiamo vinto 10 Targa Flori. Sì, è stato bello, è bellissimo, centesima edizione, riuscire a vincere gara 2 è stato fantastico, un ritmo veramente altissimo, però non è solo merito mio, è stata una vittoria alla quale ci abbiamo lavorato, Twister Corsa con una macchina fantastica, Michelin che mi ha fatto sempre azzeccare la scelta di gomme e poi Giuseppe, mio fratello, a mio fianco che è stato veramente perfetto. Abbiamo avuto un problema ieri alla pop-off che ci ha rallentato un po', poi sistemato quello, ancora qualche problema di setup, non siamo assolutamente soddisfatti, però comunque oggi abbiamo portato a casa i punti del terzo e va bene, insomma, però va bene così. Nel frattempo altri equipaggi in altri importanti campionati battagliavano sul filo dei secondi o dei decimi, come nel tricolore junior, dove alla fine si imponeva in gara 2 l'ottimo Pollara, ma per somma dei tempi alla fine risultava davanti per soli 3 decimi Giuseppe Testa con la Peugeot R2 ufficiale. Sì, siamo ancora in testa, con Beppe abbiamo da ieri che ce la giochiamo con a fior di decimi. È stata secondo me la gara più bella della mia vita, molto combattuta, ce la siamo giocata all'ultima prova, ero avanti 2, io ne ho dati altri 2 e ho vinto di 4, però peccato per l'assoluta che mi ha fregato per 3 decimi. Ma sì, sicuro, dai, non era facile perché si sa, i siciliani in casa sentono molto la gara e ci tengono a far bene, però ci siamo impegnati tanto, abbiamo portato un ritmo gara secondo me altissimo da ieri, dalla prima prova fino all'ultima di oggi. Peccato solo che sull'ultima qualcosa scivolava un po' troppo e non mi fidavo troppo, però comunque abbiamo vinto la classe in 2 giorni, abbiamo vinto poi la 100ª Targa Florio, è stata una sensazione bellissima, dai. Ringrazio Peugeot e Pirelli per il supporto e tutti i ragazzi meccanici che ieri hanno fatto un lavoro fantastico. Diversa la storia nelle due ruote motrici, dove ad imporsi era ancora una volta Ivan Ferrarotti, che così aumentava il vantaggio in campionato. Ancora una più che positiva prova delle portacolori del team GIM Autosport. Pure il tricolore R1 metteva in luce una bella lotta, ma alla fine la vittoria andava anche in gara 2 a Claudio Vallino, davanti a tutti anche tra le vetture Suzuki Rally Trophy. È incredibile, non ho parole per descrivere questa gara, la gente, il pubblico, e riuscire a vincere qui è una soddisfazione incredibile, siamo contentissimi. Abbiamo fatto una bella gara, abbiamo tenuto un buon passo, io non ho niente da recriminare, sono veramente contento. Dunque, sempre più interessante lo spettacolo nel pianeta delle tricolore rally, lo spettacolo di Piazza Duomo a Cefalù.